Oh, vai piano, eh. Per me fare questo video non è semplice perché ho notato che in generale, ma come in qualsiasi cosa, tantissima gente è interessata a vedere cadute, infortuni, disgrazie altrui. Oh, aiuto. Raga! Che riesco perfettamente a capirlo, perché anch'io quando vedo che succede qualcosa rimango attratto da queste cose e vado a cercare. Ma dall'altra parte è un grosso dispiacere per me, che cerco di creare contenuti, vedere che i video dove mi faccio male, quel tipo di contenuti vanno bene, anzi benissimo. Invece altri video dove cerco veramente di tirar fuori tutto me stesso per creare il video, non è che non vengono calcolati, ma comunque hanno un riscontro notevolmente minore. E di questo non mi lamento, perché il mondo è fatto così, non mi sono svegliato ieri. Magari avete aperto questo video perché incuriositi, ma ci sono tanti altri video fighissimi sul canale che meritano di essere visti e dove ho veramente dato a me stesso per crearli. In questo caso in particolare, se non siete a conoscenza di quello che ho registrato e della vicenda, vi lascio comunque sempre il link dove vi racconto tutta l'avventura per cercare di fare questa scalinata in Liguria e dove purtroppo mi sono procurato una frattura al gomito, un taglio molto importante sotto l'ascella e anche un altro taglio sempre qui sul gomito, unito a diverse contusioni, botte in giro dappertutto. Raga, non lo so se sto bene, aiuto. Detto questo, ci tengo a fare questa premessa che è molto importante per farvi vedere poi l'intera clip di quello che è successo. Questa scalinata non è fatta per andare in bici, ma io, da atleta professionista e da creatore di contenuti, cerco sempre di spingere i miei limiti, andare oltre, proprio perché è il mio lavoro. E per me arrivare a fare queste cose non è la semplice ragazzata tra amici. Anche in questo caso, come avete visto magari da quel video, abbiamo pianificato tutto e per tutto. Io l'ho percorsa a piedi in discesa, l'abbiamo guardata dal mare, abbiamo studiato il piano proprio alla perfezione, tanto che siamo andati a registrare il video al tramonto, non solo perché le immagini sono più belle al tramonto, ma perché in questi luoghi molto impervi è difficile trovare gente che salga o scenda a piedi al tramonto. Quindi ci siamo preoccupati di capire che la scala fosse in sicurezza. Quindi non andate assolutamente in questo posto in bici, perché in questo luogo se si sbaglia si rischia di morire. Vi sembrerà un controsenso quello che sto dicendo, perché qui sicuramente tante persone saranno pronte ad attaccarmi. Il video che state per vedere è un video che va contro di me, nel senso che fa veramente percepire l'errore enorme che abbiamo fatto di valutazione, non tanto delle nostre capacità, ma non siamo stati in grado di prevedere se qualcosa fosse andato storto. Abbiamo dato per scontato che tutto sarebbe andato secondo i piani. E quindi con questo video sì, mi tirerò la zappa sui piedi, perché tanti di voi diranno: Toto, te lo sei cercato. E non mi importa anche se verrà detto ciò, ma io credo che questo video possa essere utile, perché le cose possono andare veramente male in pochissimo. Prima di mostrarvi la clip integrale e poi l'analisi della caduta, ci tengo però a specificare delle cose, siccome sono passati diversi giorni. Infatti vedete che non ho neanche più il tutore, e da quando ho pubblicato il primo video su YouTube e le clip su Instagram è scoppiato il finimondo sui social e soprattutto sui giornali e telegiornali, che hanno diffuso notizie false e non veritiere che devono essere smentite. A rotta di collo giù per i 1500 gradini di Monesteroli, la scalinata più ripida delle Cinque Terre, un'impresa che vale molte visualizzazioni e altrettante polemiche, che riprese in video significano interazioni con i 400.000 follower e quindi soldi. Una caduta, una frattura che ha reso necessario il trasporto all'ospedale, la discesa poteva infatti mettere a rischio eventuali escursionisti e inoltre i gradoni sono spesso soggetti a smottamenti. Rai News in particolare, durante un servizio al telegiornale regionale, ha dovuto sottolineare che noi abbiamo dovuto essere soccorsi. Assolutamente tengo a smentire
dire, non è stato chiamato nessun elicottero, nessuno di soccorso e nessuna ambulanza. In particolare poi questo telegiornale ha voluto punzecchiare la categoria youtuber sottolineando che noi facciamo questi video solo per soldi. Non ho neanche bisogno di smentire, perché il video che ho pubblicato su YouTube, il primo video, è stato demonetizzato da YouTube proprio perché è un video ad alto rischio. Chiaramente dopo questi articoli di giornale e telegiornale sono scattati dei commenti a raffica sotto i miei reel o post, dove la gente si preoccupava principalmente di due cose. La prima, che avremmo potuto ammazzare qualcuno e che siamo assolutamente degli incoscienti, e come ho già detto in questa intro, abbiamo scelto un orario dove non c'era nessuno, e ricordo per chi non ci arrivasse che noi eravamo lì con un cameraman che era lì a filmare, ma allo stesso tempo era la persona che ci dava il via quando la scalinata era assolutamente in sicurezza e libera. La seconda cosa che ha indignato un sacco le persone che non sono dell'ambiente mountain bike è che, secondo queste persone, noi abbiamo rovinato la scalinata andandoci in bici. Questa cosa è assolutamente da smentire, perché i gradini sono fatti di pietra, noi siamo andati sopra con delle bici da downhill, quindi biammortizzate, ruote molto morbide, e l'unica cosa che si è rotta in questa vicenda è il mio gomito. La stabilità della scala non è stata messa assolutamente in discussione, proprio perché il passaggio di 3 biciclette non ha nulla a che vedere con il passaggio ripetuto di migliaia di turisti a piedi o con tutte le intemperie a cui è sottoposta la scala. E in particolare ci tengo a dire a tutte le persone che tengono a questa scala che anche noi assolutamente valorizziamo il patrimonio del nostro paese e non volevamo mancare di rispetto a nessuno. Il giorno che abbiamo registrato il video non c'era alcun divieto presente in nessun punto della scala, e se posso dare una mia opinione su tutto quello che è successo sui social, sono rimasto sconcertato da quanta gente frustrata c'è sui social. Mi ha augurato le peggio cose, come morte a me e la mia famiglia, insultandomi pesantemente solo perché ho fatto questa scalinata in bici. E ulteriormente tengo a specificare che con questo video non voglio che il mio gesto venga emulato. L'abbiamo fatto noi e sono sicuro che tutte le persone che mi seguono non si sogneranno mai di fare questa impresa. Ora vi lascio la clip dell'incidente e ci tengo a specificare che l'ho lasciata praticamente per intero, proprio per darvi l'idea di che cosa è successo durante l'incidente e subito dopo. Ok, ci sono. Aiuto! Aiuto, raga! Oh. Aiuto! Raga! Stai bene? Raga! Non lo so se sto bene. Non lo so se sto bene, aiuto! Vi prego! Oh. Raga, c'ho un problema, mi sa che ho fatto qualcosa al braccio. Mi sento un po' strano. Ah, sono in piedi, Raga! Raga! Arriviamo. Ok, ci sono. Sei? Sì, però sono in piedi, però. Respira. Sento strano il braccio. No, dai, ti prego, non dirmi che mi sono fatto male al braccio. Dov'è che si passa? Fammi uscire da qua. No, stai calmo, fermo. No, voglio uscire da qua, Ricky, intanto che sono a posto, fammi uscire con calmissimo da qua. Oh mio Dio, perché mi sono cappottato? No, ti prego, dimmi che non mi sono fatto niente al braccio. Aspetta, c'è un taglio dentro sul gomito? Ti scongiuro. Un taglio sul gomito? Che l'ho pestato forte il braccio. Okay. Aiutatemi, vi prego. Allora, respira un attimo, togliti il casco, dammi la maschera. Fammi arrivare agli scalini, non voglio star qua. Porco d***o, perché mi sono cappottato? Ah, non riesco a capire. Cioè, lo sento un po' strano. Calma, siediti. Stai fermo. È strano, la sensazione lo riesco a muovere, ma è come se non avessi il pieno controllo del mio braccio. Cioè, nel senso. Un bel impatto comunque. Dietro io penso di avere il braccio qua adesso. In che punto ti fa male? Boh, qui. Non lo so, però fatemi arrivare alla scala, vi prego. Devi passare qua sotto o lì sopra. Dammi il casco. Fagnimi il casco, per favore. Dai, ma perché ho sbagliato? Che pirla.
Dai, ero tranquillo, prendete la bici, io cavo. Invece è su giù. Raga, cosa c'ho sotto il braccio, sotto il gomito qui? C'hai un taglio. Posso vedere. Cioè, devi darti due o tre puntini, allora, quello sicuro. È una botta forte, è un po' gonfio, però qua c'hai un paio di punti da mettere e fine. Porco Dio, raga, perché sono così legatemelo. No, ma stai perché? Seduto. No, raga, ma io c'ho qualcosa. Cioè, cos'è? Non riesco a sapere che cazzo c'ha. È strana la sensazione, perché? Non il gomito so. Ti fa male qua. No, non mi fa così male a tenerlo così. Lo sento particolarmente strano. Porco Diaz, raga. Che c***o. Ho lasciato qualcosa lì? Per fortuna che non mi sono infilzato su lì, cazzo. Perché sono così c***o? Io voglio, raga, intanto che c'è luce, voglio tornare su il prima possibile. Vai, vai, sì, tu sì, inizia sì, ad andare. Ricky, dammi. Prendo io la bici e c'ho lo zaino. Se vuoi. Sì, sì, assolutamente. Ti aiuto in qualche maniera, però. Ce la facciamo, non ti preoccupare. Ti prego, dimmi che non mi sono fatto niente al braccio. Aspetta che arrivo. Secondo me, non lo so, mi sento. È strano, è come se avessi. Oh, percepisco tutto. Ma faccio una fatica della madonna a tenerlo chiuso. Cioè, non che mi fa male, non riesco a chiuderlo. Mi puoi guardare per... No, okay. Robby, abbiamo scoperto qual è il problema. C'è un buco sotto il braccio. Qua, sotto l'ascella. C'è un buco gigantesco sotto il braccio. Tienilo fermo. Ti do una mano io, Johnny. Però non esce sangue, okay. Basta no. Comincia ad andare su. Vai, vai su. Andate su voi due. Va bene. Prendi l'acqua. No, dovete... No, no, non ti preoccupare di niente, stai calmo. Combinato. Sono due tagli, dai, non rompere il cazzo che è da segnare con l'acqua. No, ma raga, perché ho sbagliato? Ok. Dai, dai, dai. Faccelo anch'io. Ce l'ho, molla pure. Aspetta il pedale. Robby, la tua bici è rimasta su? Sì. Io prendo su la tua. Ce l'ho io. Tu inizia a portare su. Sì, che ho anche lo zaino. Dai, la cazzo di rete. Toto, te la senti di salire o chiamiamo qualcuno? No, sto bene. Ok. Sanguina al braccio? Non credo. Ti gira la testa? Non credo. Sono stanco perché sto facendo dei scalini comunque. Non sto bene. Sono un po' spaventato. Chiaro. Toto, tu vai su intanto. Arrivo! Cosa c'è? Ok. Perché te le devo dare? Dai! Non posso fare questi errori di merda! Non lo posso! Non posso sbagliare così! Non posso sbagliare così! Cioè... Non posso fare questi errori da coglione! No! Cioè non posso veramente! Ma che scemo sono! Dai! Non mi posso far male per niente così. Porco Dio. È strano. C'è il buco. C'è poco sangue che passa. Toto, stai perdendo sangue? No. Ok, sei lucido? No, non c'è sangue. Arrivati alla tua bici, lasciatele giù. Andiamo in ospedale e poi le passiamo a prendere. No. Mi fa solo un po' impressione che mi formicola da qua a qua. La mano tranquillissima, nessun formicolio. Da qui a qui un po' di formicolio. Ma è rimasto costante. Ok, sei lucido? Sono lucidissimo. Bene, allora andiamo. Sono stanco. Quello anch'io. Stai di guidare te? Sì, sì, guido io. Non ti preoccupare. Non fermarmi, scusa. Fermati. Easy, però io non vado avanti. Aspetta. No, allora aspetta. Che allora, succede? Sembra lì, non esce stanno. Puoi lì. Metterci la maglia? No. Se metti la maglia per tappare magari è meglio. In questi casi. Non metti la maglia così. Lo so, ma eviti. Io sto andando così. Ok. Va bene. Scusa. Easy. Quella cazzo. Oh! Hai bisogno dell'acqua? No, ho fatto il primo. Magari sì per. Idratare che è importante. Però ho fatto il primo. Non far cadere. No, guarda so. Quando ho rivisto
questi video, ragazzi, veramente ci sono rimasto scioccato. È la prima volta che riguardo delle mie clip di cadute, robe del genere, sono rimasto male a tutti gli effetti. Lo sapete benissimo, ero caduto al joyride l'anno scorso, mi sono rotto l'anca, ho avuto un infortunio molto più serio di quello che ho in questo momento, ma non ci sono rimasto così male quando ho visto la caduta. In questo caso ho detto invece, sono stato fortunatissimo, non c'è altro da dire, ragazzi, sono stato veramente fortunato, basta. Se non sono credente, non credo che ci sia qualcosa che mi abbia protetto o roba del genere, ho avuto fortuna. Sono caduto in un punto che, insomma, potevo non essere qua a fare il video. Sono consapevole, mi fa strano anche dirlo, però in questi giorni di riflessioni prima di registrare il video ho anche pensato che io lo faccio da una vita. E è vero, ho sbagliato, sono caduto, non abbiamo analizzato bene la situazione, ma fa parte della mia vita. Io l'ho messo in conto anche quando ho iniziato a fare le gare, ho messo in conto che nella mia carriera ci possono essere degli infortuni gravi. Uno non considera la morte, chiaro, non è che dice morirò facendo questo sport, però in questo caso abbiamo sottovalutato non solo un infortunio, ma qualcosa di ben più grave. Detto ciò, ragazzi, voglio analizzare con voi un po' la caduta e farvi capire la giornata, cosa è successo durante quel giorno. Il nostro obiettivo non era fare questa scalinata a manetta 200 all'ora, ma era semplicemente farla, arrivare in fondo, perché comunque sapevamo il rischio dove eravamo. Vi assicuro che quando siete lì anche solo a piedi, che arrivate lì, si capisce molto bene l'esposizione e si capisce molto bene il pericolo. Una persona che non ha bene il controllo del proprio mezzo sarebbe caduta molto prima e si sarebbe fatta male all'inizio della scala, e si sarebbe caduta giù fino in basso dall'inizio della scala. Infatti noi in realtà abbiamo iniziato la scala e quando siamo arrivati nel punto dove iniziava a essere esposto siamo scesi, abbiamo affrontato il primo pezzo tutto a piedi per guardarlo, per vedere se c'era qualcosa di ostacoli che non avevamo visto, e abbiamo fatto tutto il primo pezzo. Cosa dici quando arrivi là? Guarda qua. Madonna, è pazzesco questo posto. Sì, sì, sto posto qua è incredibile. Qui vediamo, fai vedere, Roby. No, dai, fino a lì ci arrivo. Questo posto non era più nazi. No, non era, assolutamente non era più nazi. Poi a un certo punto, siccome io e Johnny eravamo già a conoscenza di questa scala perché l'avevamo fatta tutta a piedi, mentre Roberto non l'aveva mai vista tutta. Ad un certo punto siamo arrivati a questo pezzo della scalinata, il più ripido di tutti, dove però la scalinata è dritta per dritta, ma veramente, veramente ripida. Qui non bisogna sbagliare. Tanto che mi sono fermato e gli ho detto: Roby, a vederlo comunque questo pezzo, non facciamolo alla prima perché tu devi vederlo. E Roby ha deciso di non farlo. Com'è qua davanti? Perché io c'è stato un momento che mi sono veramente cacato tutto. Qua c'è un pezzo ripido. Comunque, avendo già fatto il pezzo prima che era altrettanto esposto e comunque ripido, è arrivato lì e ha detto: ok, per me qua è arrivato il limite. Io volevo fare questo video per spiegare il perché mi sono fermato a metà di quella scalinata e probabilmente mi sono salvato la vita. Ovviamente dal video non rende l'idea di quanto fosse ripida quella scalinata, ma vi assicuro che era molto ripida, probabilmente è la cosa più ripida che io abbia mai fatto con la mountain bike. La scalinata era rotta in alcuni punti e tante volte sembrava che appunto la ruota si incastrasse tra un gradino e l'altro, dava la sensazione di andare oltre il manubrio, proprio di impuntarsi e andare giù di là. Ho provato quella sensazione un paio di volte e mi ero reso conto che non avevo neanche più la possibilità di fermarmi su quella scalinata. Era talmente ripida, non ti potevi fermare se non proprio dove c'erano quegli angoli che erano magari distanti 200-300 metri l'una dall'altra. Mi sono reso conto di essere arrivato proprio al mio limite, non avevo più margini di errore e quindi ho scelto di fermarmi. Sono contento di aver riconosciuto il mio limite. Non è da sfigati fermarsi o saper riconoscere che quello è il nostro limite. Basta. Ma forse me la sento in fondo. Io e Johnny comunque abbiamo fatto quel tratto che era veramente il pezzo più ripido in assoluto della scala, e io l'ho fatto anche abbastanza controllato, non ho mollato tanto i freni, l'ho fatto lento a tutti gli effetti, lo vedete nei video, non è chissà che clip adrenalinica a livello di velocità, ma per me averla fatta comunque mi ha dato soddisfazione ed ero assolutamente contento così. Ero ancora più confidente di quello che mi aspettava. Come al solito, poi ci siamo fermati, siamo scesi tutti e quattro e abbiamo visto il pezzo successivo. La cosa particolare di questo pezzo di scalinata è che la scala, non so se avete notato, ma c'era giù veramente tanta pietra, tanto brecciolino che poteva rendere ancora più scivolosa la scala. E soprattutto la scala, oltre a essere a strapiombo a sinistra, andava dritta verso un tetto di una casa e poi curvava circa di 45 gradi verso sinistra
andando a irripidirsi, comprò il problema che poi la scala finiva con una curva secchissima a 90 gradi e quindi bisognava per forza cercare di fare una traiettoria corretta per riuscire a chiudere la curva e non andare giù dal burrone. Davanti è partito Johnny e gli ho lasciato un po' di spazio proprio perché, sapendo che dopo c'era questa curva 90, se fossimo arrivati troppo vicini c'era il rischio che lui si bloccava lì, io gli arrivavo dietro, lo centravo e buttavo giù lui e magari anche me. E ho guardato più o meno la sua traiettoria, notando che durante la curva a 45 gradi lui ha allargato parecchio, rimanendo a destra. Cosa però un po' strana per la curva successiva, che era di 90 gradi. Quando sono arrivato a questa curva di 45 gradi ho detto: io qui sto stretto perché così arrivo a quella successiva messo meglio per affrontare questa curva secca di 90. Tanto che però passavo praticamente su questa curva a 45 gradi, ragazzi, la ruota davanti si è bloccata completamente. Solo dalla telecamera che avevo in cima al casco, perché io ne avevo montate due in quel momento, una sotto il mento e una in cima al casco, e si vede che praticamente la ruota davanti mi finisce in un buco che c'era proprio all'inizio della curva. Mi è entrata la ruota davanti lì, si è piantata completamente, mi ha bloccato e mi sono capottato in avanti. Probabilmente non ho analizzato bene la situazione e non avevo visto quel buco a tutti gli effetti. A livello proprio di riding non ho commesso errori gravissimi, è stato un grosso errore di valutazione che poteva assolutamente costarmi la vita. E facendomi finire giù da un primo muro di altezza indefinita, all'inizio credevo che ero caduto da un muro di 2 metri, ma nei video palesemente è molto più alto, credo che stiamo parlando già di un muro di 4 metri. Fortunatamente una o due piante mi hanno tutito moltissimo la caduta e non ho preso praticamente botta atterrando per terra, però intanto che cadevo io ero girato di schiena, ho preso una botta sugli scalini fortissima dove molto probabilmente mi sono fratturato il gomito. Lo dico così, lo dico, però ragazzi, quando sono caduto è stata una frazione di secondo per fortuna, però nel momento che stavo andando giù al muretto lo percepisci che sei lì. Non è stato bella come cosa, non è stata per niente piacevole questa cosa. E quindi, sempre non vedendo niente, io sono caduto da questo secondo muretto, dove però c'era una rete metallica che io fortunatamente ho preso esattamente a livello ascella. E da un lato per fortuna che mi ha fermato la caduta, perché sennò continuavo a rotolare. Credo che per me l'unica certezza che avevo in quel momento era contare sui miei amici. Aiuto, raga! 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 Perché io non ero lucido, avevo paura. La prima volta che mi capita di avere così paura dopo una caduta. No, 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 stai calmo, fermo, fermo. No, voglio uscire da qua, Ricky, intanto che sono a posto, fammi uscire con calmissimo da qua. E in tutto ciò, ragazzi, non avevo ancora visto il mio taglio sotto il braccio. Sentivo dolore, ma io non avevo visto bene quando ero caduto dove avevo pestato dentro. Io mi sono fermato, mi sono alzato in piedi e ho detto: ci sono, ho dolore al braccio. Con difficoltà sono ritornato sulle scale, ma questo dolore al braccio era strano, non passava. Riuscivo a muovere il braccio, riuscivo a muovere tutto, ma non riuscivo ad avere il controllo del mio braccio, non riuscivo a metterlo dove volevo. Sono passati minuti, tantissimi minuti, prima che io mi accorgessi. Oh, percepisco tutto, ma faccio una fatica della Madonna a tenerlo chiuso. Cioè, non che mi fa male, non riesco a chiuderlo. Ho deciso di alzarmi la maglietta e guardare, che ho visto, raga, che c'era un buco sotto l'ascella. Ti puoi guardare per... Era molto profondo. E quando ho visto questo buco ho detto: ok, bisogna correre in ospedale. Ma un buco così profondo può portare a dei grossi sanguinamenti. Per fortuna che sanguinava pochissimo, anzi in realtà non c'era per niente sangue, era pulitissimo. E subito lì infatti mi sono un attimo rassicurato e non sono andato
di nuovo in panico, anche grazie a Roby, che anche lui ha detto ok, non sanguina, andiamo in ospedale, ma se non sanguina ok. E quindi abbiamo iniziato a salire le scale. Le opzioni che avevamo in quel momento erano due: o chiamare l'ambulanza, che però lì non sarebbe mai arrivata, ma avrebbero dovuto chiamare chiaramente l'elisoccorso, e anche in quel punto comunque l'elicottero non sarebbe mai potuto atterrare, oppure farsi tutta la scalinata di 1500 e passa gradini per arrivare al furgone e poi andare all'ospedale. Roby, arrivati alla tua bici, lasciatele giù, andiamo in ospedale, poi le passiamo a prendere. A tutti noi quattro la soluzione migliore in quel momento era tornare indietro a piedi, e quindi di corsa ci siamo messi a salire le scale. E qui, ragazzi, veramente è stata dura, perché io nel mentre deliravo continuavo a ripetere bene o male le stesse cose. Non posso sbagliare così. Cioè, non posso fare questi errori da... No, cioè non posso veramente, ma che scemo sono? Dai, non mi posso far male per niente così. Veramente qui io ci tengo a ringraziare tutti i miei amici, ragazzi, pubblicamente, perché senza di loro non so cosa avrei fatto. Johnny e Roby hanno portato su 3 bici da questa scalinata da soli in spalla, e invece Ricky mi ha seguito in tutta la camminata. Bene, allora andiamo. Quello anch'io. Per fortuna il nostro piano, siccome Ricky era a piedi, lui non è sceso dal furgone fino giù in basso alla scala, ma ha fatto tutto un pezzo di strada con la talaria e poi, facendo 10 minuti a piedi, ci aveva raggiunto. E da lì Ricky, guidando, mi ha portato al furgone. E adesso arriviamo al tasto dolente. Cosa mi sono fatto? Sostanzialmente mi sono rotto il capitello radiale, ho una micro frattura all'interno del gomito, ma la cosa che preoccupava di più era il buco sotto l'ascella, e poteva avermi lesionato qualche tendine, legamento o roba del genere. Purtroppo al pronto soccorso di La Spezia non c'era l'ortopedico in quel momento, e quindi non hanno saputo valutare. Dopo, quando sono andato a Milano e ho fatto altre visite, mi hanno fatto controlli, e sì, adesso mi fa ancora male un po' chiaramente a girarlo, non dovrei aver subito nessuna lesione. Quindi cosa dire da tutta questa situazione, ragazzi? Spero che questo video vi sia stato utile per capire tutta questa vicenda, e che possa ricordarvi, quando siete in giro, ricordatevi sempre di analizzare bene qualsiasi cosa, può veramente cambiarvi e salvarvi la vita. In tutta questa situazione credo che noi abbiamo commesso solo 2 errori molto gravi, comunque: il non prevedere un piano B. Se ci facciamo male, cosa dobbiamo fare? Cosa succede? Abbiamo dietro qualsiasi cosa per riuscire a salvarci? E il secondo errore è stato chiaramente mio: non ho osservato bene dove dovevo passare con le ruote in quel punto di scala. Però per il resto, per tutta la nostra esperienza, avevamo calcolato tutto e siamo stati altamente professionali. L'errore non lo scuso, e non ci deve essere un errore di questo genere, e l'ho anche ripetuto più volte intanto che salivo: non posso permettermi di fare questi errori, e non voglio buttar via la mia vita per un errore così banale, così stupido. Ma se fosse così facile non commettere errori, non li avremmo fatti neanche noi.